La 6CM è una vettura eccezionale perché innanzitutto fa parte di quel gruppo di vetture anteguerra che rappresentano il vero spirito della Maserati, che sono vetture costruite per gentleman driver e per piloti. 6CM, 6 cilindri Maserati, è un 1.500 di cilindrata, sviluppava quasi 165 cavalli più o meno e aveva già il motore sovralimentato. Una delle caratteristiche principali che ha questa vettura è di avere il sistema sospensioni indipendenti con delle barre di torsione nella parte davanti, quindi già nel 1936 questa vettura offriva già, per chi doveva guidarla e portarla in pista, degli accorgimenti che erano veramente unici, tra cui anche la frenatura idraulica, che era proprio una delle caratteristiche dei fratelli Maserati. Qua c'è l'acceleratore anche in mezzo, si vede che già allora c'era già questa conformazione. Qualcuno l'acceleratore lo voleva anche all'esterno, qualcun altro all'interno per fare punte tacco delle volte. Come tutte le macchine del periodo anteguerra c'è la pompa per caricare il compressore, e con lo strumento benzina, che tutti credono che sia il livello, invece sono le pressioni, è la pressione del compressore per caricare. Il compressore volumetrico. È una macchina che ha permesso a tanti piloti, quello più conosciuto italiano è Villoresi, di vincere tantissime gare, tra cui anche la Targa Florio. Un pilota che si chiamava Mauri Rose nel 1938 fa debuttare questa macchina a Indianapolis e da lì poi successivamente, grazie all'8 CTF, Wilbur Shaw vincerà la 500.000 di Indianapolis per 2 anni. È stata una macchina 6CM che è dato da Fiorentino, c'era la era e quelle macchine inglesi, è stato un bel macchinino. La vettura è la 1545, fu consegnata a Fritz Gollin, che era un pilota tedesco. Oggi la macchina la vedete rossa, ma originariamente era bianca, e poi per varie vicissitudini la vettura è arrivata in Italia negli anni 80, è stata restaurata da una famiglia di Milano e negli anni 90 è entrata in Maserati ed oggi è presente all'interno della collezione Panini.